See, so Your Excellency, as Prefect of the Vatican Secret Archives, I thank you very, very much for granting us this time to ask you a few simple questions to alleviate some of the concerns of people and to, to uh, get a response from you officially. Uh, Your Excellency, for many, many years, dealing with the papacy of Pope Pius XII, there have been many requests to open. The Vatican Secret Archives of those years 1939 to 1958. Uh, can you tell me why this has not been done? Eh, il Santo Padre Benedetto XVI ha aperto il pontificato di Pio X recentemente, un anno e mezzo fa. Con questo noi arriviamo a coprire la cronologia che arriva fino al 1939. Il successore Pio XII, che arriva poi fino al 1958, non è ancora stato preparato il materiale e ci stiamo già lavorando. Abbiamo terminato Pio X, stiamo già lavorando a preparare il materiale su Pio XII. Questo è l'unico motivo per cui, un motivo tecnico, per cui non siamo ancora pronti a preparare tutto il materiale, anche se parte del materiale di Pio XII è già aperto, per esempio i prigionieri di guerra che arrivano fino al 1948, sono stati già aperti da Giovanni Paolo II. Abbiamo, eh, stiamo lavorando sui fogli di udienza del cardinale Pacelli, che pubblicheremo integralmente fino al 1939 alla morte di Pio X. Si sta già lavorando sulla figura del futuro pontefice. Quando saremo pronti, il Santo Padre senza dubbio aprirà anche questo pontificato.

perché noi dobbiamo preparare la grande segreteria di Stato di Pio XII nella prima sezione, poi gli affari pubblici della Chiesa la seconda sezione, poi le enunziature, perché quando si apre un pontificato si aprono tutte le enunziature del mondo per tutto il pontificato, il che significa milioni e milioni di fogli da studiare, da inventariare, centinaia e migliaia di buste. Poi dobbiamo rilegarli per evitare i furti e sottrazioni che sono già avvenute nel passato. E poi timbrarli e soprattutto preparare degli inventari molto pertinenti per lo studioso, proprio perché tutto sia chiaro nella sua fattibilità archivistica proprio. E questo comporta un lavoro di anni. Io non posso sbilanciarmi perché eh, fino adesso abbiamo fatto alcuni sondaggi, ma certamente ci vorranno minimo, minimo, penso 6, 8, 10 anni. Your Excellency, you're aware of the Jesuits made a study, and they prepared 12 volumes of documents. Mm. Would you say that these these volumes represent most of the information that will one day be discovered when the archives are open? Uh, would, these are the most significant events, because we are told through other investigations that because of the Threat against Pope Pius XII from the Germans that everything had to be done by code, by word of mouth, by telephone, very secretly. So, uh, the, there, normally, where there would be many documents to show, this particular papacy during the war years, there's very few documents because nothing could be written. Would you agree that the 12 volumes is a very good? a good uh, a representation of what will be found in the archives. Da molto tempo, dal pontificato di Paolo VI, questi volumi sono a disposizione di tutti gli studiosi e i gesuiti che vi hanno lavorato sopra per tanti anni, pare più di dieci anni, hanno pubblicato integralmente o quasi integralmente, tagliando soltanto le firme in alcuni casi, i documenti che hanno reputato più significativi sulla seconda guerra mondiale, la Santa Sede e naturalmente i passi che il Papa ha fatto sia nei confronti della. La Germania sia nei confronti delle nazioni belligeranti. Sono documenti affidabilissimi di cui si trascrive il testo in maniera fedelissima. Io stesso ho confrontato gli originali con l'edizione degli Acte Arti Documenti Saint Siège e tutto corrisponde, eh, sono del tutto affidabili. Una obiezione che ci si fa è. Che, trattandosi di una scelta di documenti, eh, il Vaticano avrebbe tralasciato altri documenti. Io posso attestare, per quello che mi risulta fino ad oggi, che questi documenti sono stati scelti dai Gesuiti con molta perizia storica. Si tratta veramente dei documenti più interessanti a cui, quando si aprirà si verranno aggiungere altri documenti ma sono certo che non si stravolgerà la realtà di quelli già pubblicati e che quelli pubblicati saranno soltanto integrati ma non stravolti quindi questa edizione sarebbe bene che fosse in mano agli storici fosse letta e fosse paragonata ad altre edizioni di fonti della seconda guerra che già sono uscite in germania in italia in spagna in francia in belgio tutto considerato nel complesso si vede bene l'azione della Santa Sede è molto chiara.